Si intitola Fellini 100, la mostra collaterale all'antiquaria targata Mumec ed Arezzo in Tour. Sarà possibile visitarla nell'emiciclo che si trova all'interno del percorso delle scale mobili ad Arezzo nei weekend delle fiere antiquarie di maggio e giugno. Fellini ha lavorato sul 35 mm molto, ma ha lavorato anche molto per la Rai con il 16 mm, perché la Rai voleva solo 16 mm di pellicola. E qui abbiamo fatto la scelta del 16 mm, dell'epoca appunto felliniana. E quindi ci sono tutte macchine che voi vedete, macchine, anche i manifesti ovviamente, ci ho messo anche un televisore perché ricordare che appunto è collegato con la parte televisiva, diciamo, di queste ricerche che Fellini ha fatto. Una mostra che è stata l'occasione per tornare a parlare anche della mancata sede attualmente proprio per il MUMEC. Il nostro museo sta diventando un museo internazionale, non c'è in Toscana, e che la Regione Toscana tra l'altro ha riconosciuto come museo della Regione Toscana, non c'è neanche in Italia, perché io sono d'accordo con tutti gli altri musei in collaborazione anche, e sanno che ad Arezzo è un punto di riferimento sulla storia dei mezzi di comunicazione. L'80% di questo materiale è in magazzino, per cui sarebbe il momento di tirarle fuori queste cose, per cui la potenzialità noi ne abbiamo tanta. Occorrono dei spazi che sono consoni a queste potenzialità, che sono quelle appunto del palazzo dell'ex Banca d'Italia. Ovviamente il patrimonio del MUMEC è talmente vasto che serve ovviamente una location che sia grande ma al tempo stesso sia centrale, perché ovviamente non puoi andare tra virgolette a peggiorare quella che è l'attuale location, quindi non è per niente facile. Da tempo che si parla del palazzo di ex Banca d'Italia, che sarebbe, io l'ho sempre detto, sarebbe l'ideale per costruire un palazzo dove insieme al MUMEC esporre anche altri tipi di collezioni private e fare un po' una sorta di distaccamento della fiera antiquaria, però in sede fissa, no? Perché poi alla fine è una nostra eccellenza, però se uno non viene qui per il fine settimana della fiera trova tante botteghe, tanti antiquari, però manca un qualcosa di istituzionale. Quindi so che comunque il sindaco ci sta ancora lavorando, ovviamente è un palazzo che va rimesso a posto, che ne serve le risorse, però sicuramente va valorizzato, perché ripeto, il MUMEC è un'eccellenza tutta nostra e che ci invidiano più da fuori, come succede sempre, che noi aretini, no? E quindi speriamo di valorizzarlo.